Colleghiamoci subito con Pasticcio al nostro angolo scommesse. Ciao Pasticcio. Ciao Gene. Come va? Tutto bene. L'angolo del Gnocchi e Win come sta andando? Abbiamo dei riscontri ottimi. Ah, abbiamo dei riscontri ottimi. Ci stanno bombardando di mail. Sai cosa dicono i telespettatori? Sì. Dicono che come suggeritore di scommesse sono bravo quasi quanto lo ero da inviato. Ma pensa sia un complimento. Molto bene. Beh certo, come no? Io se avessi dei soldi dai miei risparmi non saprei se affidarli a te o a Callisto Tanzi. Guarda un po' in che dubbio sono. Bene. Grazie Gene, sì. La tua stima è uno sprone ad andare avanti nella mia crescita professionale. Però dai, bando alle ciance, non parliamo di me. No. Continuiamo a parlare di scommesse. Sì, ok. Sai che Sky sarà la TV ufficiale delle prossime Olimpiadi invernali di Vancouver. Certo. Allora prego Regia di mandarmi il supporto grafico. Chiediamo, quale sarà il commentatore di Sky che commetterà più strafalcioni linguistici durante le Olimpiadi invernali di Vancouver? Christian Ghedina, quota 5, Giuseppe Taffini, quota 21, Alberto Tomba, quota 1. Scusa, ovviamente tenete conto che su una delle tre quote c'è l'handicap, perché uno dei tre commentatori non ha l'italiano come lingua madre. Ovviamente sto parlando di Alberto Tomba. Scusa, ma cosa stai dicendo? A parte il fatto che Altafini non ha mai commentato lo sci, scusa, eh? Scusa, eh? Che commenta, che cosa? Altafini non è un commentatore di... Hai ragione, Gene, però sì. La gente chiede questo, sai come si dice? De gustibus non disputandum est. Ma cosa stai dicendo? Guarda che non, tu sei fuori di melone. Allora spero che questi giorni io ti giuro, non fare quello che fa il pozzo di cultura, perché il pozzo ci vai dentro tu, hai capito? Disputandum non est gustibus, non l'hai detto bene e ce l'hai lì scritto. Hai ragione Gene. Hai ragione Gene, un corno. Era l'unica cosa che ti avrebbe qualificato. Ridillo bene, su. Dai. De gustibus non disputandum de gustibus est. Gustibus, l'ho detto giusto, Gene. No, l'hai detto sbagliato, dai, vai avanti. Hai acrimonia nei confronti. Comunque, tornando a noi, adesso è il momento del sistemone, il momento più atteso della puntata. Che sistemone? Ma che chiedo tanto di mandare il sistema pasticcio. Ma che sistema pasticcio? Ma tu sei fuori di testa. La grafica. Che grafica? Col sistema pasticcio la scommessa non è più un capriccio. Questa settimana scommettiamo 10 euro e se ne vincono leggermente più di 6. Ora si scommette sul risultato della partita di ieri, Atalanta-Juve, il 2 della Juve, a 0,80. Sì. E poi si scommette su quale sarà il prossimo figlio di un calciatore ad avere un nome improbabile. Le possibilità sono Louis Vuitton Totti a 1,60, sì. David Louis Buffon a 0,80 e Sweetiers Vieri a 1,80. Io propongo consiglio di scommettere David Louis Buffon. Ma certo, ma se l'ha già avuto, scusa, l'ha già avuto il figlio, scusa, ma sono tutte scommesse postume. Ah, veramente? Ha già avuto il figlio? Allora, congratulazioni a Gigi Arena e auguri al piccolo per un futuro radioso. Ma cosa stai dicendo? Ma io, guarda, io te auguro a te di non farti trovare in giro. Guarda, perché radioso te lo do io. Chiudiamo il collegamento. Va bene, Gigi, volevo dire solamente ai telespettatori che le altre quote le trovano sul libro di Bruno Vespa. Qui non c'è niente che non sarà anticipato dal libro di Bruno Vespa, sappilo. Ecco, quindi, allora, lo stiamo aspettando. Dov'è Bruno Vespa in questo momento? Scusa. È sempre a Roma.